ha brillantemente svolto incarichi politici quando è stato chiamato a presidente della provincia e a sindaco di Pescara. Sta svolgendo ora un lavoro di monitoraggio straordinario sul territorio. Conosce, sta facendo un check-up approfondito, socio-politico ed economico della regione, per avere tutti gli elementi in mano per poter ripartire il meglio, per poter far grande e ritornare e far tornare la nostra regione ai posti che gli competevano. Grazie Luciano, vai. Non vi preoccupate, 5 minuti parlo perché non voglio perdere voti. Non voglio perdere voti. Nel senso che a un certo punto dobbiamo realizzare rispetto nei confronti dei vostri tempi. Sono stati tutti intelligenti, compiuti gli interventi che ho ascoltato. Potrei semplicemente stringere la mano e fare una raccomandazione su come si colloca la matita sul foglio, perché c'è da dire anche questo, perché hanno fatto l'impossibile per farci disimparare come si vota la preferenza e cosa buona e giusta. Però non tutti sanno mettere la preferenza, perché lo abbiamo dimenticato. Poi farò una raccomandazione su questo. Io ringrazio Giovanni per questa bella serata, che tra l'altro porta fortuna, nel senso che quando si dà appuntamento a questa specie di presepe, io devo stare attento con le espressioni, quando si dà appuntamento a questa specie di presepe, davvero la campagna elettorale si trova nella curva più impegnativa. I numeri che abbiamo assunto anche dalla tecnologia per capire come si trova l'orientamento a nostro favore, nei nostri confronti per quanto riguarda la battaglia abruzzese, regionalista, sono numeri che ci incoraggiano a produrre sorriso, consapevoli che il voto rispetto al sondaggio è altra cosa. I sondaggi però ci danno un margine di vantaggio interessante, significativo, a testimonianza che quando si fa il lavoro, quando si zappetta il territorio, quando ci si impegna facendo in modo che ciascuno venga incontrato da qualcuno, alla fine le ragioni di un'idea, di una campagna elettorale, di un programma da realizzare riescono a prevalere. Io questo lo dico perché mi piacerebbe fare o rifare la storia delle campagne elettorali come la sanno fare a Salerno la facoltà di storia, ragionando con i sé. A Salerno c'è una grande facoltà di storia, dove ricostruiscono gli eventi e li rileggono ponendoci anche i sé. Se alle politiche in Abruzzo avessimo fatto tutti il nostro dovere, avremmo vinto in Abruzzo. Lo hanno fatto i candidati e pochi, pochi altri, perché si dava per scontato che avessimo diritto alla pigrizia. Adesso dobbiamo rendere certo un fatto, che non ci tocca la pigrizia, non ci tocca il rilassamento, perché abbiamo bisogno di una regione che ricominci a funzionare. Parlo della regione potere, della regione servizio, della regione pubblica amministrazione, perché i problemi ci stanno venendo addosso e sono tanti di diversa natura. E a fronte dei problemi che ci stanno venendo addosso, noi abbiamo una buona notizia. Nei prossimi 5-7 anni l'Abruzzo dovrà amministrare, investire, destinare 1,5 miliardi di euro. È una delle ultime tornate con questa consistenza finanziaria, escludendo la partita della copertura del terremoto. Come ci si approccia a questo? Con il disinteresse, con la casualità, con l'estraneità, e dico estraneità perché questa categoria in questi ultimi tempi in Italia e in Abruzzo sembra che debba essere una qualità, un requisito, l'estraneità. Io invece sapevo che è un requisito l'esperienza, la cultura, la motivazione, il riconoscersi nelle questioni degli altri. Bene, allora noi dobbiamo sapere che questa ultima tornata di risorse va riempita di idee, di iniziative progettuali, di scuotimento nei confronti della società e dell'economia e anche della cultura abruzzese. Chi lo fa questo? Lo fa la politica. Lo fa nella fisiologia la riuscita attività dei partiti, lo devono fare i candidati,
lo fanno coloro i quali hanno a cuore il destino di questa regione. Io ho fatto 14.000 chilometri di ascolto, di colloqui, di sguardo ravvicinato che cercava di cogliere qual era la questione, l'idea, la priorità, cercando di fare venire fuori, insomma, questa funzione del futuro di cui noi siamo garanti. Abbiamo incontrato piazze, comuni, associazioni, singoli, collettività ed emerge un quadro problematico, addolorato, affaticato, un quadro che può essere riassunto con una espressione: la caduta verticale dell'ambizione di questa regione. E perché è accaduto questo? Perché ci siamo consegnati ad una idea dell'ente regione, della politica e dell'amministrazione, consegnati letteralmente al minimalismo. Il minimalismo: si può fare pochissimo o non si può fare nulla. Questo è quello che abbiamo sentito. La specializzazione nel descrivere, per esempio, che non è loro competenza. Ogni volta è dello Stato, del governo, che è un'altra cosa dallo Stato, dell'Europa, del mercato, della dimensione mondiale, dell'economia, e mai che ci fosse lo spazio per una iniziativa di responsabilità da assumersi. Bene, io mi candido, poiché non voglio essere il presidente della regione che si fa riconoscere perché arriva per primo allo stadio o al teatro. Mi candido per descrivere, realizzare, far toccare con mano un'idea della regione, della politica e dell'amministrazione che compaiono dove ci sono le questioni, le emergenze, da quella dell'Aquila, che continua ad essere un'emergenza, a quella del fiume Eterno Pescara e degli altri fiumi rovinati dall'incuria. Perché poi non ci si può meravigliare, come se fossimo della prima provincia di Lodi quando nacque, oddio, ci tolgono la bandiera blu. Non è sempre la prima volta. Le sorprese colgono di sorpresa quando non c'è preparazione, non c'è attrezzatura, non c'è dedizione a creare le condizioni. Ma che volete che sia il mare abruzzese se i fiumi sono così non curati, non riguardati? Oggi ho incontrato una grande azienda, Giovanni, che fa 200 milioni di fatturato a Mosciano, nel settore della conoscenza, dell'innovazione, della ricerca. Mi hanno detto loro: perché, caro Luciano D'Alfonso, non imparate il riuso? E io ho detto: ma il riuso? Poi mi ha aiutato. Il riuso, per esempio, delle esperienze degli altri, migliorandole. In Umbria il contratto di fiume per aiutare i fiumi a vivere, a stare bene, a fare stare bene è alla seconda generazione. Perché qui non si è potuto fare? Perché qui non c'è mai lo straccio di una politica di attrazione di investimenti? Allora noi su questo ci dobbiamo fare riconoscere, perché poi su questo c'è anche l'identità del nostro essere di centrosinistra. Mi convince molto una consegna che ci ha fatto Norberto Bobbio. Gravina è stato, come sempre, completo, compiuto, idoneo, azzeccato, anche nei richiami che ci ha fatto, così come i giganti che hanno parlato prima di me. Bene, Bobbio ci ha insegnato, a parte tutto quello che ci ha lasciato come testimonianza illuminata culturale, che rispetto al lavoro, per esempio, noi dovremmo determinare una condizione che quando uno ha lavorato non si può ritrovare povero o impoverito. Il tema che ha sollevato Renzi di integrare la capacità di produrre reddito da lavoro, di trovarsi qualcosa in più, organizzando un gesto che per la prima volta ci ha dimostrato un riformismo che non toglie ma ci dà, per la prima volta, una pagina di riformismo che non toglie ma ci dà qualcosa in più. E misuriamo quanto vale questo qualcosa in più. Stiamo sul pezzo, perché la politica deve stare anche sul pezzo, entrando nel merito. 80 euro al mese sono 1000 euro in un anno. Io vengo da una famiglia monoreddito, 1000 euro è una quattordicesima. Non è insignificante, soprattutto considerata, come ci insegnano in Europa, come linea di tendenza a riprendere in braccio il reddito di chi lavora e di chi vive di reddito generato dal lavoro, anche in termini pensionistici. Su questo noi dobbiamo sapere che va incoraggiato il lavoro di Renzi. E l'esito delle europee non è un esito che deve servire per produrre il sorriso apprezzato e ragionato di Pina Picerno e dell'onorevole Gianni Pittella.
serve anche per insistere nella direzione di Matteo Renzi, che sta cercando di ricostruire un sistema delle certezze, del benessere, dei diritti e delle opportunità. La riforma della pubblica amministrazione finalmente sarà la riforma che ci consentirà di essere una funzione della vita delle imprese e della vita delle persone. Quella cosa lì va fatta con quella energia, quella carica e quella velocità. Il dato dell'Europa è fondamentale. Noi non ci dobbiamo ritrovare che vinciamo alle regionali e produciamo un risultato privo di significato alle europee. Neanche una vittoria di misura alla forza dello spingimento. Così come dobbiamo fare sì che le preferenze escano, togliendoci da una condizione rispetto all'Europa di terra di Fontamara che non fa la scelta delle storie delle persone candidate. Io ho riguardato un po' la capacità che ha avuto questa terra di esprimere preferenze. Poca roba nel passato, poca roba. Noi abbiamo la forza di esprimere 80.000 voti di preferenze. 80.000 voti di preferenze sono la nostra portata se ci impegniamo. E se consideriamo, Giovanni, che ci sono due liste civiche delle regionali che vogliono aiutare questa partita, perché ne colgono il valore al di là della loro differenza di provenienza, noi dobbiamo organizzare una battaglia di coinvolgimento per fare in modo che Pittella abbia la sua carica aggiuntiva e che l'onorevole Picerno abbia la sua carica di ingresso, in maniera tale che non siamo soli con le occhiaie quando dobbiamo battagliare con l'Europa sulle norme, sulle risorse, sulle procedure. Quante volte siamo stati disperati e scollegati rispetto al rigore controllista di Bruxelles. La partita, per esempio, del patto di stabilità va riconcepita non contro il territorio, e noi dobbiamo andare oltre quella stagione che vede tutto allo stesso modo. Un investimento che produce sicurezza del suolo e del sottosuolo non significa indebitamento, è arricchimento di un tessuto territoriale. Un investimento che produce sicurezza delle scuole è esattamente nella direzione che financo Guariniello a Torino ha cominciato a concepire. Sta ordinando ai sindaci di sfondare il patto di stabilità per mettere a norma le scuole, perché l'alternativa, sapete qual è? Quello che è successo a San Giuliano di Puglia, che poi lo paghiamo a valle quello che abbiamo fatto a monte. Ma una politica, quando non si ravvede su questo, è chiaro che non è capita dalla cittadinanza ed è allontanata, non è votata dalla cittadinanza, e si genera quell'altra reazione che è il non voto, la disistima. Una parola sulle regionali e regionali. Io vi rendo certo, non perché insiederemo una dittatura democratica che fa le cose senza capacità di accoglienza dentro di sé, però sarà una macchina da guerra di decisioni, di iniziative. Non lasceremo nulla al caso, nulla, dalla partita dell'attrazione degli investimenti. Davvero faremo un menù di convenienze per convincere gli imprenditori a tornare ad investire in questa regione, sia quelli che già ci sono, sia quelli che ci devono venire, dalle velocizzazioni amministrative ai pacchetti ad hoc riguardanti la formazione, la tecnologia, la compiegabilità anche delle infrastrutture. Noi non abbiamo un sito industriale servito come Dio comanda dalle ferrovie. Anche lì patti, contratti di servizio non scritti con lo sbadiglio con le ferrovie. Ricostruiremo tutto quello che deve essere fatto tra, per esempio, i grandi servitori del territorio e coloro i quali devono investire nel territorio. Io ho saputo che la Honda, e me lo ha detto il Vice President Europa della Honda, ha 5 micro interruzioni al giorno nella erogazione dell'energia elettrica. Ma una cosa del genere dà diritto di prendere a calci chi doveva fare la cosa e non l'ha fatta. Io vengo da una famiglia umile, 4 zii hanno perso la vita o la salute da Marsinelli, caro Gianni. Una famiglia per parte paterna di contadini. Mia madre mi dice: ma perché ora hai saputato queste cose nel film? Cioè, se non c'è questa dimensione di ritrovamento dell'autorevolezza che chiama in causa l'autor, colui il quale realizza, il punto è come si stabilisce ciò che merita di essere realizzato. L'algebra delle priorità, con chi la si fa? Noi sosteniamo col popolo. E questo è
quel popolarismo di centrosinistra che ci riguarda, che riguarda anche la tua storia, caro Lucio. Però ci vuole fatica, competenza, attrezzatura. Secondo, organizziamo meccanismi di autocorrezione interna alla nostra comunità politica. Entriamo nel merito su come si fa quello che si fa, quanto si spende a fare quello che si fa, che livello di innovazione si introduce. Anche questo significa essere europeisti nella parte buona. Introdurre meccanismi di valutazione che la democrazia dovrebbe contemplare. Purtroppo abbiamo sbracato tutto. Responsabili anche alcuni intellettuali a livello nazionale che hanno messo all'indice dell'odio la politica e la democrazia. Anche per questo dobbiamo fare una battaglia in Europa, caro amico mio e cara amica mia, caro Giovanni. Fare in modo che in Europa non ci vadano i camerieri, o i valletti o le vallette, ci vada la competenza, l'appartenenza, la capacità di combattere, combattere. Ma vi pare che dobbiamo aspettare altri 50 anni per avere l'alta velocità sulla dorsale adriatica? È un tema dell'Europa l'alta velocità, alla condizione che qualcuno faccia presente che c'è un trapezio che è scoperto, che comincia dall'Abruzzo, riguarda il Molise e lo consegna al nord della Puglia. Il tema di quel tracciato ferroviario non è un tema solo di assessorato ai trasporti o solo di governo premuroso, come lo assicura Giovanni Legnini, è un tema dell'Europa, delle grandi dorsali trasportistiche, e lì dobbiamo trovare cittadinanza, ma non con la concessione del cappello, con la battaglia tematica progressiva in avanti, come anche i sacri testi della sinistra ci hanno insegnato. Io li ho studiati, adesso li vivo e voglio anche comunicarli, così come la partita dell'Euro Regione Adriatica, che non riproduca la differenza delle condizioni di partenza tra regioni più forti e meno forti. Almeno adesso che stiamo ridisegnando la mappa dello spazio europeo, l'Euroregione Adriatica ci deve consegnare opportunità, potenza, condizioni per liberare la nostra forza, il che significa per esempio i nostri porti, Giovanni, non devono essere invalidi civili, devono avere manutenzione, visione progettuale, sviluppo, e noi dobbiamo fare la scelta delle vocazioni. Tu ci hai lavorato, tu svolgi una funzione, diciamo, mi ricordo i vecchi libri delle elementari, di sussidiario, lo hai fatto in questa fase, in futuro sarai una specie di accompagnatore da monitoraggio, ma non solo per quello che svolge al tesoro, per quello che ti sei conquistato lavorando. Io non sono abituato a regalare apprezzamenti e stima, per me c'è una sola frontiera, la fatica. Chi si rende determinante a risolvere i problemi? E tu questo lo hai fatto. Nei 5 anni nei quali noi di più abbiamo conosciuto il dolore e la difficoltà, e lo hai fatto anche dopo che è tornato il clima della festa. Per me questo è il dato del contratto che noi abbiamo stabilito. Adulto, maturo, permettimi, alla pari, dove per pari ci si intende lo sforzo che ciascuno mette per fare in modo che questa regione funzioni. Poi io sono capace, e lo sanno quelli che mi hanno sempre votato, nonostante che vengo dal niente di un piccolo paese, di grande riconoscimento e di grande, come si può dire, disponibilità materialissima. Io non voglio fare una decisione all'indirizzo di una persona non nutrita dalla tua valutazione per quello che tu hai garantito in questi anni. Lo dico in pubblico perché le grandi pagine di cammino in avanti di questa regione si sono fatte col discorso pubblico. Qui non è presente uno che ci sarebbe stato di sicuro anche a dare profilo intellettuale a questa pomeriggio serata, Luciano Russi, il quale ci ha insegnato ad una generazione di studenti che non c'è niente da fare, è il discorso pubblico che ci consente di guardare avanti. Ed è il discorso pubblico che si radica anche la moralità. Col discorso pubblico io ti dico che dobbiamo fare tutto quello che serve per questa regione. Noi vinciamo le elezioni, non è questo il punto. Noi dobbiamo rivincerle fra 5 anni, dobbiamo rompere questo incantesimo che vinciamo e poi consegniamo all'insegna di un'idea della democrazia che è sempre solo l'alternanza tra i peggiori. Noi dobbiamo vincere e rivincere, per rivincere dobbiamo fare esattamente quello che diciamo, e quello che diciamo deve coincidere esattamente con quello che serve, e quello che serve va conosciuto. Noi abbiamo trascorso anche periodi nei quali non sapevamo cosa volesse la cittadinanza. Per quanto eravamo diventati pali,
partiti pari e uomini pari. Noi dobbiamo essere reti capaci di scrutare, di snidare, di stanare punti di forza. Lo abbiamo fatto in questa campagna elettorale, Giovanni. Lo abbiamo fatto, io non vedo l'ora che accada quel giorno nel quale misureremo le differenze, soprattutto per raccogliere la spinta a organizzare un cantiere senza posa. Amici che siete qui, amici convocati, invitati, chiamati da Giovanni e dai collaboratori di Giovanni, a Gianni Pittella, a te Pina, a te che hai anche accompagnato con una riuscita moderazione questo pomeriggio, noi dobbiamo fare i miracoli per l'Europa. Io non mi voglio trovare, dopo lo spoglio delle europee che credo abbia precedenza, con i titoli pornografici di qualche primato che noi non avremmo abbracciato nella nostra regione, per cui datevi da fare, scatenatevi nella premura anche organizzativa, spiegate che non è un voto inutile. Noi dobbiamo riportare la politica in Europa e dobbiamo fare in modo che si coniughi anche un'idea della cittadinanza europea. Non ne parlo adesso perché ci vorrebbe tempo, ma loro sanno bene cosa fare. Dobbiamo riempire di contenuto la cittadinanza europea per fare in modo che loro vengano eletti e che noi facciamo un successo che non ci affanna rispetto alla spinta di collaborazione di cui abbiamo necessità. Dovete scrivere i nomi, dovete distribuire il materiale, dovete farvene carico. Cari amici, buon lavoro, una grande stretta di mano all'Abruzzo e a voi.